Allora, la cucina 5 stelle. Prima facevo dei video e avevo indovinato cucina 5 stelle, nominato il vlog, perché facevo delle ricette. Allora, da quando pochi giorni fa ho scritto una cosa su Facebook, perché sono un po' volgare, perché mi scappa, visto che se parliamo della politica, se vogliamo parlare della politica, soprattutto di Giorgia Meloni, là sono cose che mi scappano normalmente. E allora dico non importa cosa, perché lo faccio in un modo arrabbiato. Perché sono arrabbiato? Sono arrabbiato per la semplice ragione che questa donna non fa politica, ma fa oltraggio al governo italiano, quello che c'è attualmente. Cioè, la mia impressione è perché si comporta in questo modo? Perché vuole i soldi. Punto. Lei vuole i soldi. Punto. Allora cerca di strappare un po' a destra e a sinistra, perché non so quante poltrone abbia, credo ne abbia tre, credo, grosso modo, non è mai presente, e quindi porta a casa la bellezza di, io credo, 20-30 mila euro al mese, di sicuro, di sicuro. Uno, è una donna molto, ma molto bugiarda. Due, non è sincera, perché se è bugiarda non è sincera. E tre, io non capisco una cosa. O non ha paura o scappa. Perché, dico sinceramente, io ho vissuto a Roma e so che cosa vuol dire Roma, il vero Roma. Perché se la prende uno, una persona, gli gonfia la faccia, di sicuro. Perché quello che sta facendo non è carino da parte sua. Non sto dicendo parolacce, perché una signorina o due su Facebook si sono permessi di scrivere tu sei troppo volgare, eccetera, ma io non ci posso fare niente. Mi hanno abituato di questa maniera, quindi mi comporto in questo modo. Se io sono in Belgio, a parte colpa anche un po' della mia famiglia, ma è colpa dello Stato. Perché da quando Berlusconi si è messa nella politica, là le cose sono cambiate. A me questa cosa non andava giù. Perché io quando a 17 anni, io già a Roma trovavo il lavoro, c'era il lavoro, quindi c'era un modo, un sistema per poter campare, anche se non avevi soldi campavi. Invece con questo Berlusca non campavi, di sicuro. E quindi me ne sono andato, perché io ho predicato quel giorno che nascesse una nuova squadra del governo, è sceso dal cielo e si chiama Beppe Grillo. L'ha fatto una persona che ha palle e l'ha fatto, non è una parolaccia. Quindi il Movimento 5 Stelle attualmente sono al governo, ma questa cosa non piace alla signora Giorgia Meloni, perché a parte che non piace il sindaco di Roma, perché è il Movimento 5 Stelle, sicuramente a Torino non ci andrà mai, di sicuro. E poi non è, cioè, lei fa una posizione brutta, storta, che non, per me non meriterebbe di stare lì, come si dice, nel Senato, nella Camera, ma non meriterebbe proprio, perché questa è una donna che ha campato solo di politica. E io sono sicuro che avrà fatto qualcosa. Allora, di uno, di due, Fratelli d'Italia non è della Meloni, è di Berlusconi. Come l'idea di Renzi, non so più come si chiama questo nuovo partito che ha creato Renzi, e
E come Italia X è difficile da dire di paragoni perché ci vogliono i soldi e chi dà i soldi? E Berlusconi li dà, ovviamente. L'altro giorno ho visto, cioè lei si attacca sempre, cioè lei non è contenta di vedere quel governo con il PD e col Movimento 5 Stelle. Tutto questo è stato colpa ovviamente di Salvini, ma visto e considerato che Salvini qui in Belgio, a parte che mal considerato, ma qui in Belgio le statistiche dicono 0 punti, 0 voti. Ma vogliamo scherzare? Ha perso tutto. Salvini si è perso dentro un bicchiere d'acqua, non so come si dice. È entrata, prima era nella merda a galla. Adesso più va giù e più puzza, più è ancora nella merda e non si rende conto. E la Giorgia Meloni non si rende conto che Salvini ce lo sta senza sputo, non è una parolaccia. Quindi è questo che dovrete sapere, perché io sinceramente, io adesso non prendo, non vado spesso, non riesco più a aprire. Non vado spesso, prima andavo al centro, andavo alla comunità europea, mi divertivo a vedere questi politici che passavano, che lavorano nella comunità europea. E in fin dei conti, fino a pochi mesi fa, vedevo soltanto esclusivamente il Movimento 5 Stelle. Peccato che non posso permettermi di andare al centro, ma vorrei fare un video e avvicinarli a qualcuno. Sono gli unici che lavorano, e qualcuno del PD. Ma di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega, io non vedo nessuno, nessuno. C'è un bar proprio di fronte, dove c'è la Commissione europea, di fronte, un bar italiano, vanno tutti questi politici. E chi ci va là dentro? Ci va solo il Movimento 5 Stelle per andare a lavorare. Normale, ma si inizia alle 10. Poi le riunioni ci sono 2 volte o 3 volte alla settimana. Insomma, questi politici, a parte il Movimento 5 Stelle, stanno lì per pigliare i soldi. Meloni non c'è mai, mai, non l'ho visto mai. Di passaggio. Mia moglie ha lavorato alla commissione, dentro un bar, alcuni bar di una società d'altronde italiana, e vedeva solo questi ragazzi, giovani, freschi, belli, soprattutto le donne, tutte belle carucce. E credo che abbia visto anche Corradi, insomma, lui mi spiegava. E c'era uno del Movimento 5 Stelle che parlava spesso con mia moglie per un caffè, insomma, però sono presenti, lavorano. Ma lei no, lei prende la paga al Comune di Roma, prende la paga dentro le istituzioni e la paga è europea. Questa donna si deve solo vergognare come parla. Ecco io perché io la pizzico ogni volta quando manda dei messaggi o dei video su Facebook, li mando cattivi, io li mando cattivi, perché io quello voglio vedere che lei, io la voglio vedere davanti, per sputarla in faccia. Questo gli dovete dire, questo video deve girare, perché non è una donna per questa politica. Era allora la politica di Arcore, ma questa politica è sbagliata. Allora, questa legge Rosati, la legge elettorale, che ha fatto una legge sbagliatissima, io farei del tutto per mettere Democratellum, che è molto meglio, perché è alla pari delle altre persone, è alla pari. Perché io, se io ero a Roma, ma io stavo là tutti i giorni, là davanti, con la telecamera a filmare le zozzerie che sta fa questa brutta e zozza vecchia racchia che fa. Allora voi vi domandate perché tu devi portare tanto odio di questa persona? Perché insieme a lei c'è Berlusconi, c'è Fini, c'è Monti, ci sono tutte queste persone che hanno rovinato l'Italia, rovinato.
lei si permette di dire: vogliamo salvare l'Italia. Cioè, Giorgia Meloni vuole salvare l'Italia, ma nessuno più la caca. A Napoli, sette persone al suo comizio. E continua a fare dei comizi perché si diverte l'auto blu, quindi a spese dello Stato si diverte lei, i Salvini, il Cazzaro Verde, come dice uno dei più bravi giornalisti italiani, Andrea Scanzi, come dice Travaglio. Adesso non sanno più cosa inventarsi. Cioè, tu che sei una persona semplice e un cittadino emigrato, purtroppo, italiano, stai dietro l'ordinatore e ti vengono quelle le nausee, le rabbie, solo a sentirla parlare. Poi le televisioni. Perché le televisioni vanno, secondo me, la Lega, tutta la destra, c'è cioè Berlusconi di mezzo, sono sicuro, hanno pagato i giornalisti, li hanno pagati. Cioè, in tutti i vari modi cercano dei modi per demolire il Movimento 5 Stelle. Questo lo sapete già. Ma io, sinceramente, se succede un incidente, alla Meloni me ne sbatte i coglioni, a Salvini me ne sbatte i coglioni. Perché loro a me non mi hanno dato niente, non mi hanno dato niente. A me e migliaia di emigranti che sono dovuti scappare dall'Italia, proprio per questo fatto qui. Io già a 12 anni a Ostia alzavo la testa e vedevo gli aerei privati che passavano e buttavano i volantini. Il signor Berlusconi, l'uomo ricco coi soldi degli altri. Perché Totorina gli dava i soldi? No, Totorina campava con Berlusconi. Non è vero. Allora, io credo che se Berlusconi un giorno succederebbe qualcosa oppure sparisse dalla faccia della terra, cade tutta la destra, perché Berlusconi si è divertito a creare dei cugini politici proprio per la sua merda a lui, no, non è una parolaccia. Avete capito? Questo è questo che fa arrabbiare molto di più. Ma io quando vedo queste facce in televisione, no, in televisione lo vedo, perché prima di tutto non pago il canone Rai, quindi sono abbonato alla TV belga e sono contento. Guardo su internet, basta guardare su Facebook, perché veramente, cioè, i like di Salvini sono scesi enormemente. Proprio sta male, lui sta male. O cambia mestiere o se ne va. Lui sta male. La Lega non avrà niente. Adesso ci sono le elezioni regionali, alcune elezioni regionali. Salvini non avrà niente. Non avrà niente. Né Salvini, né la Meloni non ne parliamo. Questo è far arrabbiare. Comunque vi lascio e ci vediamo alla prossima.